What is a thermal bridge? In a cold climate, it is any route by which heat can escape to the outside of the building, through the roof, walls, windows, doors, and so on. In a hot climate, the problem is reversed. Excessive heat enters the building. This infrared image shows a thermal bridge as a dark area, in this case around the edge of a poorly fitted double glazed window unit. Much of the benefit of the double glazing is being lost. At this housing development in Ostia, near Rome, the architect designed the walls to avoid thermal bridges and so prevent the summer sun from overheating the apartments. In the winter, on the other hand, the design maximizes the solar gain. Le prestazioni energetiche di questo intervento sono state ottenute mediante l'applicazione di due strategie. Una strategia passiva, ovvero le caratteristiche dell'involucro, e una caratteristica attiva degli impianti. Per esempio, lo sviluppo dei balconi quasi su tutto il prospetto dei fabbricati ci consente nei periodi estivi di avere un'ombra portata sulle facciate del fabbricato tale da diminuire l'irraggiamento solare delle stesse. L'altezza dell'interpiano, l'altezza interna degli appartamenti è circa il 10% più alta degli appartamenti normalmente che si realizzano in Italia per avere una migliore circolazione naturale dell'aria. Anche le finestre sono a tutta altezza, tale da consentire un migliore irraggiamento di solare diretto nei periodi invernali. Quindi evitiamo i cassonetti superiori e la parte a terra. Le finestre sono da cielo a terra. Le caratteristiche dell'involucro sono di alto rendimento energetico sia per quanto riguarda le murature sia per quanto riguarda invece le finestre. Le murature sono composte da un'alternanza di mattoni. Il primo strato interno è un mattone alveolare, un mattone ad alto rendimento energetico di 12 cm, poi ci sono 5 cm di intercavedine d'aria e poi un mattone esterno che è questo che vedete. Nell'intercavedine d'aria abbiamo utilizzato un isolante termoriflettente tale da impedire l'irraggiamento, il calore esterno di irraggiamento dall'esterno, ma anche dall'interno mantenere il calore interno. Considerate che con gli impianti spenti nel periodo di massimo freddo, dalla sera alla mattina noi perdiamo semplicemente mezzo grado centigrado. L'involucro murario è composto da una muratura che si compone a sua volta di due elementi murari, un elemento da 12 cm interno di mattone di argilla alleggerita, un elemento centrale di isolante che è una intercavedine di aria di 5 cm con in mezzo una lamina di alluminio e un mattone esterno di 12 cm, un mattone tradizionale quello esterno.